Fantino, Belisario, Benassi, presente. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Diciotto presenti. Allora, 18 consiglieri presenti, 6 assenti, più la Presidente Fantini, quindi possiamo aprire la seduta. E... nomino quale scrutatore della seduta i consiglieri Benassi, Caccamo, Coia. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla tavola della Presidenza. Grazie. Allora, prima di procedere con l'ordine del giorno previsto oggi, comunico all'Aula che sono stati presentati 1, 2, 3, 4, 5, mi fermo qua, 5 articoli 58. E credo che io insieme alla segreteria del Consiglio li abbiamo esaminati, adesso ve lo dico uno per uno e vi comunico, diciamo, la decisione che abbiamo preso. Allora, il primo è bando gestione campi rom, firma di Davide Tutino, che richiede il ritiro di un avviso pubblico fatto in data del Dipartimento Politiche Sociali, fatto in data 23 febbraio, cioè oggi è 25, l'altro ieri. Cioè, si impegna la Presidente a chiedere questo ritiro dell'avviso pubblico. Non credo che questo possa rientrare per quanto riguarda l'articolo 58, non rientra proprio in questo. Poi, secondo articolo 58, sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui si richiedono interventi urgenti sui locali di via Tommaso Fortefiocca, ubicato all'interno di Villa Lazzaroni. Ci sono infiltrazioni di acqua negli uffici, situazione di pericolo. Questo non è una cosa accaduta ieri o l'altro ieri, è una cosa che va avanti da un po' di tempo, e quindi neanche questo ritengo che possa essere messo in discussione oggi, e quindi primo consiglio utile. Poi articolo 58 numero 3, che a firma dei consiglieri Coglie e Lozzi, per quanto riguarda lavori urgenti scuole municipio Roma 7, intraprendere tutte le azioni necessarie a sbloccare i fondi presso la ragioneria, quindi questo va a inficiare anche sul bilancio, eseguire i lavori urgenti per il ripristino delle norme di salute e sicurezza previste nel decreto legislativo 81. Anche qui non ritengo che ci siano le condizioni in base al regolamento per metterlo in discussione oggi, quindi anche questo è un altro consiglio utile. Poi c'è la consigliera Lenci, ha ripresentato un articolo 58 sedia a spatola, già presentato il precedente consiglio. L'altra volta nel consiglio avevamo stabilito di portarlo in commissione con l'impegno del Presidente della Commissione, poi non è un articolo 58 si può ripresentare a distanza di una settimana. Questo, la scelta è quella di fare una discussione approfondita e di merito nell'ambito della commissione competente. Poi c'è l'ultimo articolo 58,
a firma della consigliera Cerquoni, che diciamo è lo stesso argomento, se leggo bene, dell'articolo 58 a firma di Tutino, in merito lo stesso. E, per favore, allora, anche qui credo che non ci siano i motivi di urgenza e quindi anche questo va in uno dei prossimi consigli utili. Questa, diciamo, è la scelta che la Presidenza fa in base all'articolo 58, però permettetemi di fare una considerazione generale, credo che riguardi un po' tutti. Diciamo, nel regolamento prevede l'articolo 58, ma prevede l'articolo 58, diciamo, di solito l'articolo 58 viene utilizzato per eventi eccezionali, accadimenti avvenuti di cui non si è a conoscenza, di cui il municipio, l'amministrazione non è a conoscenza e quindi si richiede un intervento urgente su quella cosa, ma diciamo sono tutti argomenti che stanno in discussione, di cui l'amministrazione è benissima a conoscenza, che gli uffici sono a conoscenza, che interventi sono stati fatti, credo che questi, diciamo, esula un po', queste sono considerazioni mie personali chiaramente, esula, diciamo, dal merito dell'articolo 58, quindi credo che bisognerebbe riflettere bene sull'uso di questo articolo del regolamento. Allora, detto scusi, questo, Presidente, non sono d'accordo però, faccio richiamo al regolamento perché è la seconda volta che la legge non c'è, scusi, capisco, l'articolo 58 lo vogliamo rileggere insieme forse? Capisco la sua amarezza. Lo vogliamo rileggere insieme forse l'articolo 58? L'abbiamo già visto l'altro consiglio. Eh no, perché non può essere a libera interpretazione. Legge, eh no, favore, mi dispiace Presidente, non la vedo come lei, proprio per niente. Allora, qual è il richiamo al regolamento? Non c'è nessun richiamo. Qual è il richiamo al regolamento? La scelta di accettare o no l'articolo 58 della Presidenza. Allora, sì, scusi Presidente. Le ragioni allora, per il quale viene accettato allora, un articolo 58 deve rispettare il regolamento. Legge, per favore. No Presidente, perché sono stanca di essere presa in giro. Finché si vuole prendere in giro mi va bene, ma se si prendono in giro i cittadini non mi sta più bene. La scelta, ripeto, la scelta di accettare o non accettare l'articolo 58 spetta alla Presidenza. Sì, ma in base a cosa lei accetta, Presidente? Va bene, mi assumo io la responsabilità, grazie. Andiamo avanti. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Non può sempre dire mi assumo la responsabilità. A Capigruppo ha fatto la stessa cosa, sì, ma quando si assume le responsabilità, cosa va incontro, Presidente? Me ne assumo la responsabilità. Ci prende in giro. D'accordo, va bene. E pertanto lei deve garantire democraticamente. Io garantisco tutto. Deve garantire democraticamente il Consiglio, i consiglieri per quello che Madonna, anche troppo. Il comma 1 parla chiaro, anche troppo. Il comma 1 allora, dell'articolo 58 parla chiaro, Presidente. Allora, se continua a fare così la sua campagna sta finendo, va bene, ancora prima va di bene, iniziare col suo candidato, va bene, d'accordo, ecco. Lo conosco bene il regolamento, allora primo punto all'ordine del giorno, mozione articolo 58 a firma della consigliera Cerquoni presentata in altri consigli, chiusura Canile Comunale di Roma. Prego la consigliera Cerquoni di presentare l'atto. Gentili consiglieri, gentile Presidente, la mozione ex articolo 58 che è stata presentata nella seduta del 28 gennaio riguarda, ha come oggetto la chiusura dei canili comunali di Roma.
chiusura per il momento prorogata ad aprile, ma quello che è e ci tiene a far presente Fratelli d'Italia è l'impegno scritto nella mozione. Sarò molto breve perché in realtà c'è molto poco da dire, ma molto da fare come al solito. Io spero che questa verrà presa in considerazione, visto che spesso succede che continuiamo a votare atti e poi, questo ce lo dobbiamo dire, non hanno alcun riscontro nell'impegno. Noi che cosa facciamo nelle mozioni? Non facciamo altro che chiedere al Presidente, alla Giunta di questo municipio, di portare avanti quello che il Consiglio vota. Questo lo dobbiamo dire, lo voglio anche ribadire, in questi 3 anni di consigliatura è stato fatto poco e niente, più niente che poco, questa è la verità. Leggo semplicemente ed esclusivamente l'impegno, io spero che voi, che qualcuno di voi sappia di cosa stiamo parlando. Il problema è abbastanza serio, sia per un problema di sicurezza dei cittadini, di decoro e di salute pubblica. L'impegno chiede essenzialmente di annullare la decisione della chiusura dei canili, di trovare una concreta alternativa ai canili comunali, che non possono essere i canili in convenzione, non possono essere i canili privati, perché il problema poi rimane sempre lo stesso. Noi continuiamo a dare in gestione magari a privati e continuiamo a pagare quello che il comune potrebbe fare spendendo di meno. Allora, in un momento in cui ci diciamo sempre non ci sono i soldi, c'è bisogno di razionalizzazione, ma la razionalizzazione è qualcosa di molto intelligente e molto preciso. Non significa tagli, non significa licenziamenti. E per questo nell'impegno abbiamo chiesto non solo legalità e sicurezza, ma abbiamo chiesto di bloccare i licenziamenti dei lavoratori, o meglio, di riproporre anche un bando con l'assunzione dei vecchi, dei lavoratori che fino a quel momento hanno prestato servizio presso i canili comunali. Questo è quanto, grazie. Grazie a lei, apriamo la discussione, chi vuole intervenire? Consigliere Lozzi, prego. Buongiorno a tutti. Allora, la situazione dei canili comunali a Roma è una situazione alquanto complicata. Oramai sono 14 anni che li gestisce la VCCP, in proroga senza bando, e logicamente si è arrivati ad un punto in cui l'ANAC ha dato lo stop ad ulteriori proroghe. Il commissario Tronca sta predisponendo un bando europeo, ma non potendo andare in proroga verso fino al bando europeo si crea assolutamente il problema che ha segnalato la consigliera precedentemente. Non si possono fare le foto, non si possono fare le foto, se non si è autorizzato, ha già fatto però, è oltremodo scorretto, mi scusi, e prego i vigili di intervenire, prego consigliera Lozzi. Allora, ho perso il filo del discorso, ok, quindi il problema si pone perché logicamente non potendo andare in proroga e non essendo ancora pronto il bando per le nuove assegnazioni, il rischio appunto è quello che i cani debbano essere spostati soprattutto dal canile ex Poverello, perché è un canile che comunque non è mai stato a norma ed è in gestione alla VCPP dal 2007, ma tra virgolette una occupazione tra virgolette abusiva, proprio perché non è un canile a norma, e quindi là si rendeva comunque necessario lo spostamento dei cani in situazioni più idonee, come è stato fatto. Difatti sono stati spostati, scusate non riesco a fare intervento, sono stati spostati infatti momentaneamente a Villa Andreina. La situazione è appunto difficile perché comunque in questi anni sono stati assunti quasi 100 dipendenti per la gestione di questi canili, che si occupano di tanti servizi all'interno, e quindi la tutela comunque dei profili professionali deve essere assolutamente assicurata. L'ideale sarebbe, come diceva la consigliera, che ci fosse un'internalizzazione dei servizi senza dare in gestione ai privati, perché è vero che adesso è una cooperativa sociale, però è
è comunque un ente esterno al, al comune che gestisce il tutto, e quindi con dei costi che poi andiamo a verificare sono sempre maggiori rispetto a quando i dipendenti sono la gestione interna al comune. Quindi siamo favorevoli alla, alla mozione per quanto riguarda il fatto della tutela dei lavoratori e per quanto riguarda anche la sollecitazione di una richiesta di bando all'interno del quale sia specificata comunque la tutela del lavoratore. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo a... Prego, consigliere. La mia nuova posizione. Allora, sarò molto rapido. La situazione, la situazione rispetto ai canili, per come è stata descritta, io l'ho approfondita poco e certamente il nuovo bando è necessario. E d'altra parte mi convince veramente poco in questo ambito. Delle prospettive di privatizzazione totale, laddove l'utente non è un utente umano e dunque non può protestare attraverso, diciamo, i canali normalmente utilizzati dagli umani per protestare e manifestare l'eventuale inadeguatezza del servizio. Quindi sono contento che sia stata sollevata questa questione, che è certamente interessante, e probabilmente veramente la strada della totale privatizzazione in questo ambito non è la strada giusta, ed è un elemento di riflessione importante che ci è stato portato. Grazie. Allora, so che non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 18 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto. L'atto è approvato. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Allora, secondo punto e terzo punto dell'ordine del giorno riguardano, uno attraverso una mozione, l'altro attraverso una risoluzione, diciamo, il merito è l'ippodromo di Capannelle. Io non so se i proponenti ritengono opportuno pervenire, se è possibile, a un atto unico, oppure si vuole procedere con due atti separati. Volevo capire un attimo. Consigliere Lozzi, prego. Allora, siccome gli argomenti sono, l'argomento è praticamente identico, nella risoluzione anche si pensava alla tutela, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, ciò che non è inserito è praticamente la richiesta di un tavolo tecnico con tutte le realtà a confronto. Se il consigliere Poli è d'accordo, si può integrare la parte dell'impegno della mozione all'interno della risoluzione, che è l'atto comunque più adatto per impegnare anche Tronca a fare qualche cosa. Insomma, io è questo. Consigliere Poli, prego. Sì, grazie Presidente. Ovviamente sì, il nostro intendimento è quello di portare all'attenzione del Consiglio un atto che sia il più incisivo possibile. E nel testo della risoluzione mi permetto di dire che non c'è solo, non manca solo il richiamo dell'impegno, ma manca l'elemento purtroppo più importante, e che dal 15 febbraio questi lavoratori sono stati licenziati, per cui se lo integriamo in maniera adeguata, in modo che al di là della preoccupazione, perché il testo della risoluzione parlava che a fine esercizio, quindi a fine convenzione, al 31 dicembre 2016 fossero si andasse a bando con la tutela dei posti di lavoro, purtroppo per 22 lavoratori questo non sarà più possibile, perché dal 15 febbraio sono stati raggiunti al licenziamento. Per quanto mi riguarda non c'è problema, non ha un coordinamento formale dei testi affinché si... Allora, facciamo così, sospendo i 10 minuti il Consiglio e i proponenti dell'atto se possono, diciamo...
Solo una cosa tecnica, diciamo sul regolamento, ma rapidissima, credo che posso? Prego. Allora, mi rifaccio come diverse altre volte alla pubblicità dell'evento che anche grazie a Libri TV possiamo diffondere ovunque. Le chiederei se è possibile di integrare il suo monito di prima rispetto alle foto, magari con la possibilità da parte dei presenti. Che c'entra con l'atto? No, di richiedere, siccome abbiamo tanti intervenuti anche per quest'atto, di richiedere da parte degli intervenuti che volessero fotografare di chiedere il permesso alla presidenza, così in questo caso magari ove ci fosse il permesso io, perché io personalmente adesso andiamo avanti così. Consiglio sospeso 10 minuti. Non ho capito la risposta. Se no, posso, per adesso andiamo avanti così, quando quelle riprese così in quale modo? Riprendiamo il consiglio. Allora, scusate, riprendiamo il consiglio. Ho capito bene che i proponenti della mozione o della risoluzione hanno trovato un'intesa per pervenire a un atto unico. Consigliere Lozzi, vuole illustrare le... Consigliere Poli. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, ovviamente non c'è nessun problema perché non lascerò comunque ai colleghi Coglia e Lozzi lo spazio anche per l'illustrazione della risoluzione. Sì, la risoluzione è passata in commissione e il 18 di gennaio abbiamo dato il parere favorevole sul testo di risoluzione che attiene alla gestione dell'ippodromo di Capannelle. Questa volta i consiglieri proponenti originari, insomma i consiglieri del Coglia e Lozzi, hanno avuto la sensibilità di raccogliere le preoccupazioni che pervenivano dal mondo lavorativo dell'ippodromo, che purtroppo poi si sono conclamate con quello che vi ho appena detto. Il 15 dicembre del 2015 le organizzazioni sindacali FLAI, CGL, UILA, UIL hanno scritto al commissario straordinario di Roma Capitale, quindi delegato alla gestione provvisoria, rappresentando la situazione dei lavoratori e rappresentando tutta una serie di preoccupazioni che poi purtroppo si sono verificate. E il problema, poi lo spiegherà meglio la collega che parlerà dopo di me, è che ciò che è successo dopo che il Comune di Roma ha accolto il concordato preventivo con la Hippo Group per la gestione dell'ippodromo di Capannelle. E la questione risale, parte dal 2011 e si consolida nel 2013, a pochi giorni dalle elezioni come al solito. Allora, quando la giunta capitolina, l'8 maggio del 2013, quindi veramente a ridosso delle elezioni, ridetermina le condizioni per il concordato preventivo per quanto riguarda la gestione di Hippo Group. Noi nella scorsa consigliatura l'ippodromo di Capannelle e l'Hippo Group erano saltati alla ribalta della stampa per le cene di gala, i pranzi di gala che facevano anche nostri autorevoli esponenti politici. Questa volta purtroppo si tratta del posto di lavoro dei dipendenti, per cui la questione diventa estremamente seria. E in commissione l'interrogativo qual è stato? Se l'amministrazione comunale concede a una società concessionaria di abbattere il proprio debito e date le prescrizioni, che in realtà nelle due deliberazioni, sia la 299 del 16 settembre 2011 che la 199 dell'8 maggio 2013, riporta nelle premesse l'indicazione della tutela dei livelli occupazionali, purtroppo poi non ripetendolo nella parte deliberativa, ma noi che siamo, ritengo, uomini d'onore qui, riteniamo che se un atto contenga delle premesse, delle prescrizioni, le riteniamo automaticamente accolte anche nella parte deliberativa. Non è possibile che l'amministrazione comunale non tuteli
i lavoratori che fanno parte dell'intero pacchetto, cioè il Comune di Roma che deve avere milioni di euro si accontenta, quindi rinuncia a parte di questi contributi a condizione che le attività proseguano, i livelli occupazionali ci siano, e poi ci ritroviamo a distanza di 3 anni che ciò non accade per il solito sistema delle scatole cinesi, per cui l'Intergeos poi diventa Vingrip e le persone sono sempre le stesse. Non è possibile che succeda questo, per cui è importante che il municipio rappresenti questa esigenza, non solo per una questione di trasparenza e di chiarezza per ciò che attiene il bando della gestione dell'ippodromo delle Pannelle, ma soprattutto perché a pagare sono sempre i lavoratori. Lavoratori che hanno subito un'ulteriore umiliazione, perché qualche giorno fa sono stati addirittura accompagnati dalle guardie giurate a prendere i loro effetti negli armadietti. È una cosa che rasenta la vergogna da questo punto di vista. Per cui ritengo che il Consiglio debba esprimersi, io spero lo faccia unanimemente, su una questione che stiamo trascinando da troppo tempo. Poi la questione del bando la illustrerà adesso la collega, anche su quello, 31 dicembre è alle porte, speriamo che la prossima consigliatura porti insomma novità più trasparenti sotto il profilo della gestione. Vi ringrazio. Consigliere Lozzi, prego. Allora, credo che bisogna fare una piccola cronistoria di quanto è avvenuto dal 2003 a oggi con la Hippo Group che gestisce attualmente l'ippodromo. Praticamente nel 2003 è vincitrice di bando gestione capannelle SPA, oggi Hippo Group. Nel 8 novembre 2004 viene stipulato il disciplinare di concessione, all'interno del quale si stabiliscono i termini per la concessione, quindi la durata di 12 anni, esclusa tassativamente la tacita rinnovazione della concessione, che può essere concessa solamente previa richiesta da parte dell'attuale concessionario con determinati criteri ben precisi, e soprattutto viene stabilito un canone annuo di circa 2.100.000 euro. Praticamente che cosa succede? La Hippo Group, che prende in gestione l'impianto, diventa praticamente da subito morosa nei confronti del Comune di Roma, tanto che a giugno 2008, il 5 giugno 2008, Roma Capitale mette in mora la società e avvia il procedimento di decadenza dalla concessione proprio per sopravvenuta morosità. Faccio presente che viene messa in mora dopo 8 anni dall'inizio della concessione, quando nel disciplinare era previsto che, saltati i primi 2 mesi di canone, la procedura fosse avviata immediatamente, quindi già in questo il Comune insomma ha rallentato abbastanza i tempi. Arriviamo poi al 2011, a settembre 2011, quando dal Tribunale di Roma viene accolta la richiesta di concordato preventivo in continuità aziendale proposta dalla Hippo Group per evitare il procedimento di fallimento, e tra le motivazioni che la Hippo Group espone è alcune problematiche nella gestione insomma del rapporto col Comune di Roma, e soprattutto perché un concordato preventivo in continuità aziendale potrebbe comunque garantire la tutela dei posti occupazionali, all'epoca 72 dipendenti interni. Nel concordato del 2011 si chiede al Comune di Roma di scendere dal canone di 2.100.000 euro a 1 milione di euro. Viene accolto da parte del Comune di Roma il concordato. Nel 2013, come faceva accenno il consigliere Poli precedentemente, ci sta una nuova rideterminazione del canone, e quindi dal milione previsto nel concordato del 2011 si scende a 66.000 euro. All'interno di quest'ulteriore rideterminazione viene ulteriormente richiesta la tutela dei livelli occupazionali e si chiede alla Hippo Group di assumersi la gestione del trotto, perché Tor di Valle ha fallito, e di assumersi anche tutti gli oneri di preparazione della pista per poter accogliere questa nuova attività. Che succede? Nel 2011 si chiede questo concordato preventivo proprio per tutelare i dipendenti e i creditori. Nel 2012, a pochi mesi di distanza,
La Hippo Group fa una cessione di ramo d'azienda, fa una cessione di ramo d'azienda per tutta la parte relativa alla tutela del verde, alla manutenzione del verde all'interno dell'ippodromo e alla manutenzione dei fabbricati in esso esistenti. Nella cessione di azienda, la cui poi società che verrà scelta per questa cessione è la Intergeos SRL, oltre a passare tutti gli strumenti relativi alla cessione d'azienda, passa anche 26 dipendenti. Nell'accordo praticamente con l'Intergeos si chiede praticamente l'assunzione di tutti i dipendenti e di mandare praticamente in continuità il contratto lavorativo, anche se in quel passaggio c'è già una remissione da parte dei dipendenti, perché il contratto da operatori dello spettacolo diventa operatori d'agricoltura, e quindi ci sono già delle perdite da un punto di vista economico. Che cosa succede? La Hippo Group è quella che ha in carico la gestione e la manutenzione di tutto l'ippodromo, quindi si deve occupare anche affidando a terzi di tutte le attività e la manutenzione dell'impianto. Quindi l'Intergeos, che prende il ramo di azienda, deve comunque firmare un contratto di appalto con la Intergeos e con la Hippo Group, e la Hippo Group deve comunque pagare i servizi alla Intergeos. Che cosa succede? Da novembre del 2014 a giugno 2015 l'Intergeos lamenta il fatto che la Hippo Group non la paga, e quindi purtroppo l'azienda chiude e sopravviene la Green VIP, che assorbe parte del personale, perché alcuni non hanno accettato l'ingresso nella stessa, e sono comunque partite anche delle cause di lavoro in questo passaggio. Green VIP, che comunque a dicembre 2015 smette la propria attività. Alcune lettere di avviso di licenziamento, che io ricordo, arrivarono già a dicembre, prima di Natale, in cui si avvertiva che a febbraio l'attività si sarebbe interrotta, e appare così questa fatidica Romana Parchi, l'ultima società. Ma la cosa più bizzarra della Romana Parchi è che in un incontro chiesto dai lavoratori al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, praticamente dove vengono convocati la Hippo Group, la Romana Parchi e le sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori, sia la Hippo Group, che era presente, sia la Romana Parchi, che non si è presentata ma tramite mail, dichiarano di non conoscersi. Allora la Romana Parchi inizia a fare dei colloqui agli ex dipendenti della Green VIP all'interno dell'ippodromo che è in gestione alla Hippo Group. La Hippo Group è quella che dovrebbe pagare poi il servizio alla Romana Parchi, e non si conoscono. Guarda caso, i dipendenti poi vengono messi sottoposti a colloquio, e la prospettiva di assunzione è solamente a tempo determinato, di ulteriori 6 mesi. Quindi praticamente ciò che era stato chiesto, che i concordati, la riduzione del canone per agevolare comunque una società che a quanto pare era in crisi, era il punto cardine era comunque la tutela dei lavoratori che in parte sono stati piano piano mandati a casa. Uno può pensare, sì, l'Ippica è in crisi, è quella una delle motivazioni che la Hippo Group mette all'interno del concordato. Il problema è che dal 2007 al 2011 la Hippo Group prende quasi 47 milioni di euro dal Ministero delle Politiche Agricole. Nel momento in cui prende in carico anche l'organizzazione delle corse del trotto, che non sono più in carico a Tor di Valle, prende dal 2013 ulteriori 1.600.000 euro l'anno. Quindi arriviamo ad oggi, in cui ci troviamo praticamente che la Hippo Group comunque i stanziamenti li ha presi, continua a lavorare, e 22 famiglie, chi più o meno, insomma, non so chi di loro accetterà poi le proposte della Romana Parchi, staranno a casa. E noi come comune non abbiamo fatto nulla, noi come comune non abbiamo messo bocca su nulla, se non cercare di andare incontro ad una società che l'unica cosa che doveva rispettare era la tutela dei livelli occupazionali, e ciò non è stato fatto. Noi chiediamo appunto che si vada a bando per evitare che la Hippo Group, a 6 mesi dalla scadenza, possa fare richiesta di nuova proroga per ulteriori 6 anni, perché secondo noi le condizioni non ci sono di concessione, perché già il fatto che non aveva rispettato i termini iniziali dei pagamenti, già il fatto che non ha rispettato
la tutela dei posti occupazionali la mette fuori gioco, e quindi noi pretendiamo che ci sia un gestore che non solo faccia rinascere l'Ippica su Roma, ma che possa incrementare le casse del Comune di Roma, visto che è una grandissima risorsa l'ippodromo, e soprattutto che sia fonte di lavoro e non di licenziamenti. È per questo che oggi chiediamo che l'unanimità del Consiglio voti a favore, perché è vero che è un problema prettamente comunale, ma è municipale perché è un ippodromo che si trova nel nostro territorio, sono cittadini che lavorano nel nostro territorio, sono cittadini che fino ad oggi sono stati lasciati soli dalle istituzioni, hanno trovato dei muri di gomma, sono stati spostati come pacchi postali da una società all'altra senza che il Comune intervenisse. Quindi noi oggi chiediamo in maniera forte al commissario che non solo non mandi a bando la nuova concessione dell'ippodromo, perché quella società è inadatta e dovrà dimostrare magari tramite bando se nel tempo si è rimessa nei ranghi, e soprattutto vogliamo che il Comune tuteli i lavoratori, soprattutto in questo periodo di crisi. Ci tengo a rammentare che il Movimento 5 Stelle non lo sta facendo come campagna elettorale, perché è già dal 2014 che un nostro parlamentare, l'Abate, che sta già qui in aula, che ci è venuto a trovare, e il consigliere Frongia a livello comunale si sono occupati della questione, e soprattutto in un'interrogazione parlamentare il nostro ministero, in cui si chiedeva il perché una società messa in mora da un comune ricevesse comunque dei fondi e degli stanziamenti dal ministero, la risposta del ministro è stato proprio perché non si voleva aggravare ulteriormente la crisi dell'ippica, soprattutto romana, e soprattutto per la tutela dei posti di lavoro. Quindi, siccome questa tutela ad oggi non c'è stata, noi chiediamo che sia fatto il bando e che il Comune e soprattutto il commissario Tronca si metta seduta ad un tavolo con il lavoratore, la Ippo Group, con i lavoratori, la Ippo Group, e la società che dovrebbe prendere in appalto la gestione del verde, per tutelare queste persone. Grazie. No, mi dispiace, non è possibile. Non si può. Il ruolo mio è antipatico, ma devo far rispettare il regolamento. Non si può battere le mani. Allora, apriamo la discussione. Allora, chi vuole intervenire? Allora, faccio presente che diciamo, l'atto, la risoluzione approvata in commissione è stata, verrà integrata con i punti sostanziali della mozione presentata, quindi poi l'atto che è stato votato in commissione si modifica. Quindi questo, per essere poi il più corretti possibile dal punto di vista regolamentare, quelle modifiche fatte, quelle aggiunte fatte alla risoluzione votata in commissione, li dovremmo votare. Bene? Allora, altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. Non entro nel merito della cronostoria della vicenda, perché è stata più che approfonditamente illustrata dalla consigliera Lozzi e dal consigliere Poli. Mi permetto però di fare un'osservazione aggiuntiva rispetto a quello che è il panorama oggi della nostra città e dei due pesi e due misure che spesso purtroppo si verificano, perché mentre da un lato c'è il pugno di ferro magari nei confronti dei più deboli, per esempio, e mi riferisco al tema in cui nelle ultime settimane il commissario Tronca ha ottemperato rispetto ad una bonifica di chi vive ad esempio nelle case ADER, nelle case popolari, e laddove è necessario che ci sia un intervento perché chi non ha titolo non può starci dentro, però allo stesso livello non si può utilizzare il pugno di ferro con chi nel corso degli anni avrebbe dovuto subire adeguamenti dei canoni che per causa del comune non si sono verificati, e oggi rischia magari oneri precedenti che appunto non erano previsti per una famiglia che magari vive dignitosamente con uno stipendio minimo. In parallelo avviene però che il Comune di Roma questo pugno di ferro non l'ha utilizzato con chi per 10 anni ha beneficiato di un impianto ippico, per l'appunto, senza pagare alcun canone di locazione,
o che da 3 o 4 anni mi risulta abbia ricevuto un benefit riduttivo di di un'ingente quantità, mi sembra che fosse che si fosse ridotto a circa 65.000 euro annui da parte del concessionario dell'ippodromo. Ecco, io questo dico, nel senso, al commissario penso che vada anche segnalato questo come punto di riferimento, perché due pesi due misure non è più sostenibile in questa città, in una città in cui allo stremo, vittima del patto di stabilità che vincola le risorse dell'amministrazione e che vincola di conseguenza anche i cittadini più deboli, però d'altro canto si permette comunque che queste società continuino a giocare con la pelle dei dipendenti. Io ringrazio la consigliera Lozzi e la commissione presieduta da Poli per aver portato all'attenzione il tema, che è stato più che approfondito e devo dire anche ha reso, insomma, il dibattito interessante all'interno della commissione. L'atto è passato e penso che oggi l'Aula si possa esprimere all'unanimità su questo atto. Penso che sia un passaggio dignitoso che faremmo come Aula e come istituzione. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Allora, al di là della rappresentazione appunto che è stata effettuata dai colleghi che mi hanno preceduto in riferimento alla storia, che è importante capire da dove nasce il problema, da dove parte e dove arriva, perché per poter dare un proprio contributo ognuno di noi ha bisogno di alcuni dati, di alcune notizie, alcune nozioni che rendono chiaramente limpido un percorso e che poi dà modo quindi a chi sta in quest'Aula a rappresentare i cittadini di poter dare un contributo onesto, un contributo preciso. Detto questo però è normale che me lasciano perplesse alcuni passaggi, il vedere due atti che intervengono poi, dovrebbero intervenire sullo stesso problema, ma che invece poi trattano due facce, no, diverse dell'argomento. Uno più precisamente che dice che ha l'esigenza di far capire la situazione appunto del personale, quindi dei dipendenti, l'altra invece che era stata a monte già, come si dice, valorizzata, discussa, argomentata in commissione, quindi al di là di chi la propone, io ricordo a quest'Aula, ricordo a chi ci segue che quando si passa un argomento, viene passato in commissione, viene fatto, no, un'esecuzione, viene poi approvata dalla commissione, è di un lavoro totale della commissione. Questo lo dico per dire che c'è sempre qualcuno che prende iniziativa, ma che poi quando trova la convergenza politica sull'argomento e viene approvato, si porta con tranquillità in un'aula e si vota. Ora, quindi questa risoluzione che era già stata ampiamente lavorata tiene conto, come è stato detto, della posizione, del problema quindi di impiegatizio, del personale dei lavoratori, ma mette un aspetto, cioè accende anche un riflettore, una luce sul sistema che poi sarà successivamente di assegnazione, di concessione che l'amministrazione comunale fino ad oggi, non diciamo da quando, ma fino ad oggi non ha mai rispettato o ha fatto rispettare. Non è solo la questione di Hippo Group, che dietro Hippo Group ovviamente è una società dove ci sono degli interessi ben più ampi e ben più grandi di altre situazioni romane. Ricordo solo che dentro a Cavannelle si effettuano manifestazioni annuali, quindi come Roma in Rock, come Oktoberfest, come la festa della cioccolata e chi più ne ha più ne mette, ok? Quindi ci sono degli interessi che si sono accavallati dietro lo sport, diciamo così, perché probabilmente in questo periodo è stata portata l'argomentazione che l'attività sportiva, l'ippica, non sta più ai livelli
diciamo di qualche anno fa, e quindi hanno bisogno queste società di fare introiti diversi legandosi ad altre attività per cercare di tenere equilibri. Bene, se noi abbiamo pagato come cittadini, chiaro, perché le lamentele dei concerti non è che arrivano da oggi, prima c'era Fiesta, per 10 anni ha fatto il panico vero su questo quadrante, dico, ma se dobbiamo andare giù dei bocconi amari, degli antibiotici, dei pilloloni, delle bombe, perlomeno dici, non dobbiamo stare qui a discutere sulla problematica di licenziamento da gente che lavora dentro a questa società. Mi sembra assurdo, cioè dopo sì, pure sì signore, mi sembra una cosa esagerata. È normale che a noi, istituzione di prossimità, è ovvio che a noi le cose non ce le dicono, non ce le fanno sapere. Ora questa cosa è partita, come diceva la collega, anche da interrogazioni parlamentari, è partita dal Comune di Roma, che ha i modi e i mezzi per sapere più facilmente di noi, perché sembra strano, ma noi essendo messi all'atere, no, dal punto di vista istituzionale, tante cose non ce le danno, tante notizie non ce le dicono, anche se facciamo i famosissimi accessi agli atti, no? Perché come è consigliere, un consigliere municipale è diciamo parte integrante di Roma, lo è anche un consigliere comunale, però per il consigliere comunale valgono certi atteggiamenti, per noi no, siamo rimessi insomma agli ultimi degli ultimi. Questo lo dico a battuta e chiudo, per bilancio, no? Tanto ci troveremo a parlare del bilancio e noi avremo il materiale del bilancio gli ultimi 4 giorni, mentre prima, precedentemente in consiglio comunale, vagoni di carte, prima, dopo, riunioni eccetera, giustamente chi vota deve sapere, no? Ma questo è per fare una differenza sostanziale, per rendere conto che i municipi in questo modo non possono dare, e sono poi il front office, non possono dare quella forza, quel supporto che qualcuno si aspetterebbe se non sappiamo come funzionano le cose. Quindi per tornare all'argomento, che poi è quella cosa più utile, più urgente, quindi come si fa a parlare di licenziamenti di personale che sta nell'Ippogruppo quando l'Ippogruppo oltre all'Ippica fa tutto, no? Organizza di tutto, c'è pure la squadra di hockey, cioè voglio dire, quindi prende i finanziamenti un po' da tutte le parti, risulta difficile metabolizzare questa cosa. Poi, quello che noi dobbiamo interrogarci è, al di là di difendere sicuramente l'aspetto occupazionale, perché potrebbe capitare anche alle nostre famiglie, chiaro? Cioè non è una cosa che non ci tocca a noi, ormai il tessuto economico-sociale è arrivato a dei livelli che non possiamo dire no, no, guardiamo solo all'altra parte. Dobbiamo capire che queste cose sono all'ordine del giorno, ci arrivano tanti contatti, tante richieste di gente che perde lavoro, e quindi potrebbe succedere a chiunque di noi, e dobbiamo capire meglio di prima che cosa significa questo, che peso ha questo problema a livello sociale. Ma come capita spesso e volentieri, a me quello che anche dà fastidio è che per alcuni strutture come l'Ippogruppo ci si mette a tavolino, ci si ragiona, si fa un concordato preventivo, si taglia l'affitto, se lo ritaglia fino a diventare, ecco, non sapevo che erano arrivati fino a 66.000 euro, io sapevo che erano arrivati fino a 1 milione, ma quindi perlomeno se capita gli diamo noi qualche soldo a loro, facciamo anche questo, facciamo una colletta, perché prossimamente il prossimo anno invece che 66.000 gli diamo noi una 70.000 euro, forse riusciamo a fare qualcosa. Ma perché poi a loro sì e a tante altre situazioni non viene permesso ciò? Io faccio un esempio banale su Roma, i punti verdi qualità, che dico questo perché ci sono delle persone che alcune a Roma qui possono capire, è un problema, e in alcuni casi qualcuno è stato strozzato, chiuso, e altri continuano a fare il loro comodo. Allora dipende da chi è più o meno forte, sicuramente l'Ippogruppo è una struttura ben radicata. Ora, vogliamo entrare nel merito, ci entriamo, vogliamo fare casino, lo facciamo, chiaro? Però dobbiamo essere coscienti del fatto che, come diceva il collega Cofano, due pesi e due misure, questo lo possiamo utilizzare, Cofano, per tutta Roma, e quando tu dicevi che con qualcuno si usa il pugno di ferro, cioè si fa il forte con i deboli, no? E il debole con i forti, questa è una cosa che funziona da tanto tempo, purtroppo. Però questi due pesi e due misure noi sappiamo che esistono, sappiamo che la legge non è uguale per tutti, non è che ce lo dobbiamo inventare, è scritto, ma non è così, e quindi due pesi e due misure viene attuato,
a seconda della convenienza. Facci pensare che quando lei dice delle case dell'ATER, alla regione stanno votando una sanatoria per gli occupanti, quindi voglio dire, non è che se dobbiamo meravigliare di questo, cioè quello che ha fatto Veltroni con il 30% che dava agli occupanti a Roma, adesso lo facciamo in regione dicendo che chi è occupato ha diritto di rimanere dentro per l'emergenza abitativa. Due pesi e due misure, bravo. È chiaro. Consigliere Giuliano, c'ho un minuto. Grazie. Prego. Lei mi ricorda sempre e sono attivatico, ma levo l'orologio e mi viene con me e mi dà il tempo. C'ho un minuto. Anche durante la giornata, molto gentile. Quindi ci pensa sua moglie. Grazie, vabbè, perché le fa piacere lei che mi sta vicino. Quindi dicevo, dire facilmente due pesi e due misure non risolve il problema. È importante dirlo perché dobbiamo sempre ricordarci che esistono cose di questo tipo. Noi sul territorio dobbiamo dare un contributo a questa situazione. Non capisco perché poi è stata fatta un'altra mozione articolo 58, però se non lo capisco io può darsi, cioè, se lo capisco io può darsi che lo capiscono tutti, fatemelo capire, ok? Quindi non è difficile per me, insomma, però dobbiamo convergere e dobbiamo dare un segnale territoriale, perlomeno questo dobbiamo fare noi, non abbiamo altre possibilità perché non ci considerano, ripeto, come livello istituzionale ci considerano gli ultimi, no? Però dobbiamo perlomeno dare il nostro contributo e stare a fianco, io non capisco perché qui non ci sia anche la Presidente, voglio dire, no, ma non famo commenti, io sto facendo un discorso istituzionale, perché non c'è la Presidente, perché parliamo di un problema che noi a chi lo dobbiamo ridare? Alla Presidente di questo municipio, che comunque essendo rappresentante possa portare questa questione in altri tavoli, no? La nostra volontà. E quindi chi meglio di lei, se stava qui e sentiva con le proprie orecchie, con i propri occhi, guardava, poteva dare comunque un contributo. Di questo rimango sempre comunque meravigliato, però dobbiamo stare, grazie, fare poche chiacchiere e cercare di dare un contributo fattivo. Il municipio deve stare alla parte di questi problemi. Grazie del contributo. Grazie a lei. Prego. Allora, altri interventi? Consigliere Vinci. Grazie Presidente, anch'io non affronterò il discorso logicamente a livello tecnico perché mi sembra che l'abbiano fatto bene le persone che mi hanno preceduto, i consiglieri che mi hanno preceduto. La cosa che, siccome io sono una persona molto pratica, quindi vado alla praticità, io vedo che negli anni questa ditta ha fatto delle cose vergognose e noi non ce ne siamo accorti. Sono passati tanti anni, hanno fatto il classico gioco delle tre carte, addirittura gli abbiamo dato sovvenzioni, cioè vi diamo sovvenzioni per far sì che voi potete fare quello che volete e non è la prima volta che capita. Allora io sicuramente non sono neanche d'accordo con il consigliere Giuliano perché è vero, dice noi siamo del municipio, sì però comunque una valenza le abbiamo anche noi. È giusto che questi temi così grandi vengano affrontati a livelli anche più alti di noi, ma anche noi ce ne dobbiamo occupare. Qui ci siamo trovati con dei lavoratori che sono state vittime del gioco delle tre carte e la cosa drammatica è che in tutti questi anni nessuno di noi se ne sia accorto e anche chi era più su di noi se ne sia accorto. Pensare male è peccato, ma alcune volte ci si indovina, probabilmente qualcuno se n'era accorto ma ha girato la testa dall'altra parte, quindi voglio sperare che nel futuro questo cominci a non avvenire più perché le persone che si girano dall'altra parte vadano in galera. Grazie. Altri interventi? Consigliere Stelitano, prego. Sì, grazie Presidente, signori colleghi. No, io volevo portare anch'io un contributo a un argomento che conosciamo a ragione da tanti anni. Non ho partecipato ai lavori della Commissione perché non ne faccio parte, questa mattina sono a conoscenza di questo argomento che io un po' conosco perché in qualche anno che sto in questo Consiglio e non è adesso il problema, sono circa una decina d'anni. Io ricordo il Ministro Alemanno all'agricoltura, ricordo Panzironi all'Unire, ricordo il sindaco Alemanno al Comune. Sì, ma è vero, ma no, ecco, no, per carità di Dio. Ma se voi posso... Scusate, per cortesia. Presidente,
Per cortesia. Presidente. Per cortesia. Difendere gli ex sindaci e gli ex amministratori. Posso finire? Dicevo, difendere quasi l'indifendibile. Noi dobbiamo difendere invece. Ha ragione consigliere Matrona, non è che chi stava al comune prima d'Alemanno si è. Io ricordo, io abito a Capannelle, che è statuario, perciò lei presidente lo sa, noi dobbiamo difendere questa struttura, perché qualcuno anni fa voleva farci costruirci. Togliamo tutto, facciamo delle belle ville e chi se ne frega dei cavalli. Noi invece no, dobbiamo difendere con tutte le nostre forze politiche, ognuno la sua parte, maggioranza, opposizione, perché quello è un simbolo, è uno dei marchi conosciuti al mondo. Cinecittà, Coca-Cola, Capannelle, l'ippodromo dei Capannelle, e poi c'è tanta gente. Però parte da lontano questo, la morte degli ippodromi. Perché parliamoci chiaro, oggi le scommesse sono vertiginose, vertiginosamente crollate agli ippodromi. La mattina andiamo a prendere il caffè e facciamo le scommesse, davanti al caffè, gratta e vinci, e qualcuno l'ha permesse queste cose. Non so se a marzo gli ippodromi saranno ancora avranno i fondi dal Ministero dell'Agricoltura per tenere in piedi gli ippodromi. Perciò io capisco tutti i colleghi e ringrazio tutti i colleghi che hanno presentato questa mozione e spero che anche i 5 Stelle del Parlamento, ho capito che c'è un deputato della Repubblica in quest'Aula, le fa onore, onorevole, che lei viene in periferia e viene nelle nostre stanze. Però ecco, questo è un argomento da governo, da Parlamento, perché va difeso un'idea di tanti anni, però non è che va difeso a chiacchiere, perché se noi permettiamo che si continui a scommettere tutti i giorni a superare la lotto, perché? Perché stiamo cambiando l'idea, perché l'ippodromo della Capannelle è una cosa bellissima, perché c'è il verde e devo dire, ha ragione, noi dobbiamo fare in modo che chi gestisce Capannelle sia nella legalità, se non è legale vada a casa. L'ippogruppo ha governato bene, male? Io penso non benissimo. Poteva governare molto, molto meglio, però con tutte le influenze che ha avuto Panzironi, Aledanno, permettetemi di dirlo, anche in parte qualcuno del centrosinistra, non metto in dubbio. L'altra settimana si è stata aperta la pista di podistica per cercare di. E io sinceramente tutto quello che serve per lo sport, per valorizzare quel territorio, evitare che i costruttori continuino a giocare i cavalli, perché oh ragazzi, mica ci vanno i consiglieri municipali a giocare i cavalli lì, eh? Non è che i cavalli li tengono a Fantino, tanto per rimanere in tema, lo tengono gente che ha molti molti poteri forti là dentro. E perciò noi dobbiamo fare in modo che la politica, noi politicanti, la politica vera con la P maiuscola, metta le mani sul. Perché guardate, oggi se uno va in giro e dice che fai politica, ti insultano. Parla per te, consigliera, parla per te. Allora, detto questo, io ringraziamo Dio, sono stato sempre rieletto, probabilmente non mi ricandido, però se mi ricandido probabilmente rivengo eletto. Io non lo so se lei viene rieletto, mi auguro di no, per il bene della sua forza politica. Scusate. Consigliere, se lei mi interrompe io... c'ha ragione, per cortesia. Io torniamo un attimo al merito. Ho simpatia per la consigliera, ma come uomo, come politico no. Detto questo, permettetemi di concludere, perché perdiamo e perdete tutti tempo, però la situazione politica deve intervenire con una finanziaria ad hoc sul problema degli ippodromi, perché quando quell'area verde viene usata per soggiorni estivi,
perché hanno fatto soggiorni estivi, consigliere Giuliano, lei non se n'è accorto, ma io che sono lì, abito lì vicino, ho saputo. E perciò serve valorizzare i nidi, valorizzare le strutture, e perciò riuscire a fare una politica che parte dall'alto. E perciò, perché noi qui siamo, io conosco la materia, penso di ricordare ancora alcune facce che qualche anno fa sono venuti qua, e perciò me lo ricordo, lei venite. Scusate, per cortesia, scusate, per carità di Dio, però noi, nessuno di io ho mai promesso qualcosa, avete chiesto a qualcun altro che ben conoscete e perciò dovete prenderla con chi avete bazzicato in quel periodo, adesso cambia film ma la musica è sempre la stessa, perciò sono contento di questa mozione, sono molto contento e la voterò con grande piacere e ringrazio i consiglieri che hanno voluto accendere questa candela per cercare di affrontare questo problema, ma il problema parte dal Parlamento, non solo dal territorio. Grazie. Grazie, consigliere Steritano. Consigliere Ciancio, prego. Consigliere Cercone, per favore. Grazie Presidente, consiglieri, giusto una riflessione, come affermare il contributo e il lavoro che si è fatto in commissione rispetto a questo argomento. Io mi auguro che attraverso questa risoluzione condivisa si possa imporre il rispetto degli accordi già presi, gli accordi a 360 gradi, perché questo è un problema importante, 80 milioni di benefici sono tanti, una riduzione del canone è stato del 50%, è stata una cosa importante, però ritengo che rispetto alla valenza e al valore che ha questo quadrante, quest'area così importante per il nostro municipio, si devono trovare le giuste misure per salvaguardare sia gli addetti, sia in una prospettiva certa e sicura che possa diventare, a prescindere dal gioco, ma per quello che si fa e per quello che fanno, possa diventare un volano che possa creare ancora più occupazione e sicuramente più cultura, perché quello che si fa in questo quadrante, io lo vedo e l'ho visto con i figli, con i nipoti che partecipano vivamente alle attività che si svolgono. Quindi imporre il rispetto degli accordi a 360 gradi su tutte le convenzioni in essere, questo deve essere l'impegno di questo municipio attraverso tutti gli atti che vuole formulare, a prescindere da quale forza politica possono arrivare. Questo è un atto che ha trovato una sintesi attraverso sia la risoluzione della commissione sia l'atto portato oggi dalla consigliera Pentastellata, che ringraziamo naturalmente. Non voglio dimenticare che non voglio dimenticare assolutamente anche il concordato preventivo che doveva rispettare la società con la sezione del Tribunale fallimentare, che non ha disatteso, e naturalmente quindi il disimpegno che ha avuto col Campidoglio. Io naturalmente mi auguro che questo lavoro possa portare a buon risultato sia questo capitolo sia altri più piccoli, ma che devono essere assolutamente rispettati con puntualità e impegno da parte di tutti noi. Grazie. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Tutto ciò che riguarda gli aspetti di gestione da parte dell'Hippo Group e della situazione a Capannelle sono stati esposti nella loro compiutezza sia dai presentatori degli atti,
e sia nel, diciamo, nel, negli interventi successivi. Quindi io vorrei semplicemente inserire in, nell'ambito di un ragionamento che secondo me deve un pochino allargarsi, questo atto, anche un ragionamento sul destino di quell'area. Giustamente è stato rilevato negli interventi precedenti che quell'area è stata oggetto anche di appetiti urbanistici da parte di costruttori, e a questo dobbiamo guardare con grande attenzione, perché nel momento in cui come municipio siamo arrivati per 3 volte a richiedere la chiusura del campo Rom della Barbuta e l'inserimento abitativo dei Rom che qui sono segregati, nel momento in cui come municipio siamo anche arrivati a richiedere l'inserimento del territorio della Barbuta all'interno del parco dell'Appia Antica, per tutelare quel territorio, impedire nuove speculazioni, impedire nuovi tentativi alle Leroy Merlin e di costruzione di centri commerciali in luoghi urbanisticamente destinati a verde pubblico e che oltretutto rappresentano una prospettiva verde verso i castelli. Quindi come municipio abbiamo chiesto che anche la Barbuta sia inserita nel parco dell'Appia Antica. Io credo che dobbiamo estendere questo discorso e sono contento che qui ci sia chi ha dedicato grande attenzione e meritoriamente ha sollevato questi problemi, perché qui abbiamo oltre ai presentatori qui sul municipio, quindi al presidente della Commissione Poli, al Movimento 5 Stelle qua in municipio, abbiamo anche un deputato nazionale Labate, e abbiamo anche il consigliere Frongia che su questo si sono battuti in consiglio, si è battuto in consiglio capitolino. Io ho molto apprezzato, al di là degli schieramenti, perché questo poco interessa, veramente poco interessa, e dobbiamo anche porci in una prospettiva, e lo dico per chi amministrerà questo territorio, lo amministrerà anche da una prospettiva più ampia, di inserire il parco, di inserire anche il circuito delle capannelle all'interno di un circuito verde protetto da un vincolo, in questo caso dal vincolo del parco dell'Appia, in maniera tale che il rilancio lavorativo non debba essere basato solo e semplicemente sul fatto che si vada a scommettere, ma che il rilancio diventi un rilancio culturale, diventi un rilancio ambientale e diventi anche una rinascita di quel territorio attraverso una tutela superiore e più forte. Credo che dovremmo lavorare anche in questa prospettiva, perché molto spesso questo modo di far fallire le attività, come è chiaro che dietro c'era una volontà di chiudere gli occhi o di aprirli molto bene da parte di chi insomma doveva prendere, il far fallire queste strutture serve da una parte a prendere ed intascare e dall'altra serve anche a farle arenare verso un destino di cementificazione che ben conosciamo. Quindi quell'area, io lo dico a noi tutti, ma lo dico anche a chi a livello capitolino e anche a livello nazionale può spingere su questo, io credo che debba ricevere tutele ed attenzioni pari a quelle che noi abbiamo riservato alla Barbuta, ovvero inserimento del parco dell'Appia. Grazie. Consigliere Matrona, lo prego. Solo 2 parole per dire che sono il gruppo di Forza Italia è favorevole a questa risoluzione, però un accenno devo farlo purtroppo. Qualche consigliere che ci ha preceduto prima ha detto che la colpa è recente, viene da Alemanno. La colpa non è per difendere Alemanno, che non lo amo, per carità, però la colpa viene da lontano. Non è che all'improvviso noi ci siamo accorti oggi che questi dipendenti vengono licenziati, oggi veniamo a 2 mesi dalle elezioni, veniamo con una risoluzione e pensiamo di risolvere il problema. Non è vero, signori miei, sapete meglio di noi che le risoluzioni in questo municipio non hanno mai avuto un seguito.
se qualcuno è in grado di smentirmi lo può dire tranquillamente, perché io voglio vedere, come ha detto prima il consigliere Giuliano, la presidente che è stata qui, che ha fatto una dimostrazione qui davanti a favore dell'occupazione delle case, con i centri sociali o con quant'altro, oggi dove sta, visto che ci sono 22 dipendenti che rischiano il licenziamento o sono stati già licenziati, tranne i quattro, mi sono ripreso subito. Allora voglio vedere, questo è un problema sociale dove la nostra presidente o il nostro vicepresidente dovevano essere presenti, o almeno un componente della giunta doveva essere presente. Dove sono i 6 assessori? Dov'è la presidente Fantino? Dov'è il vicepresidente? Siamo qui, c'è il senatore, lo ringraziamo, l'onorevole che finalmente si è fatto vedere, perché io non lo conoscevo sinceramente, però siamo in campagna elettorale, è chiaro che questa è campagna elettorale, la sto facendo pure io, e quello che vi sto dicendo che l'attacco, tutte le cose che avete detto, e mi riferisco anche al consigliere Stellitano, scusi se senza offesa consigliere Stellitano, i danni sono stati fatti da lontano. Noi già abbiamo affrontato nel 2008-2009 il problema dell'Hippo Group, se vi ricordate, sugli alloggi dei Fantini, se non erro, ve lo ricordate, no? Come è andata a finire poi? Nessuno ne ha più parlato, credo che siano rimasti là i Fantini, siano rimasti all'interno, tranquillamente i dirigenti sono presi gli alloggi, stanno in mezzo al verde, noi abbiamo fatto all'epoca delle risoluzioni, abbiamo fatto di tutto, ma cosa è successo? Sono rimasti... Abbiamo fatto i sopralluoghi, siamo entrati dentro con la commissione urbanistica, abbiamo visto, abbiamo valutato, queste sono le stalle, le buttiamo giù, sono diventate appartamenti, ma siamo rimasti là. Oggi mi chiedo, questa risoluzione ben venga, ma io ho detto sulle risoluzioni, sulle mozioni, lasciano il tempo che trovano, perché dopo ci sarà un'altra risoluzione, quella all'istituzione del poliziotto di quartiere, fatta in commissione legalità e sicurezza, eppure questa per me passerà un'altra consigliatura prima che arriva il poliziotto, arrivano i carabinieri, arriva tutto quanto, perché se il vertice nostro non si attiva e non si muove e non si presenta in commissione, e non mi dica che sta in Argentina, perché ogni volta che c'è qualche problema sta in Argentina. Oggi non sta in Argentina, oggi è arroccata sulla sua torre d'avorio, sta tranquillamente, non gliene frega niente dei 24 lavoratori che stanno perdendo il posto, delle 24 famiglie che stanno soffrendo, perché soffriranno, perché al momento che ti arriva la lettera di licenziamento ti casca il mondo addosso, e non è che questa lettera è arrivata 20 giorni qua così all'improvviso, è arrivata perché qualcuno già aveva messo in bilancio, in preventivo, che bisognava fare questo taglio. Purtroppo, ha detto bene il consigliere che mi ha preceduto, purtroppo le scommesse non vanno più, ma non è detto che togliamo il Superenalotto, togliamo il Lotto, togliamo tutto qua e tutti quanti vanno a giocare a cavallo. Non è possibile, forse bisognerà trovare una soluzione che non prevederà più magari che lo Stato continua a mandare i soldi per mantenere l'Hippo Group, ma bisogna trovare una soluzione più idonea, magari riconvertirla, rimetterla in una situazione nuova per far sì che quel verde venga tutelato, però venga anche sfruttato, ma non venga più sfruttato soltanto, a parere mio, può darsi pure che sbaglio, prendetemi il buono. Però venga non soltanto con il trotto, con i cavalli, perché purtroppo quelli prima, l'Hippo Group andava avanti con i cavalli, andava avanti con le scommesse, ma adesso è finito tutto quanto. Pertanto quello che chiedo, ripeto, noi siamo favorevoli a tutto quanto, però un rammarico ce l'ho, scusate se ve lo dico, non sto facendo campagna elettorale, ma qui la persona che doveva guidare il Consiglio, che doveva dare delle assicurazioni, che doveva dare un impegno assoluto, doveva essere la nostra presidente Fantino, ma purtroppo le elezioni sono vicine, lei non sarà più ricandidata e pertanto credo che non gli interessi più il problema nostro o il problema sociale all'interno di questo Consiglio. Io vi auguro di andare avanti, mi auguro che il deputato che sta qua se ne faccia carico. Che ha detto? Ha detto qualcosa che non va? No, ha detto qualcosa, ha detto mi auguro che vada avanti tutto quanto, mi auguro che si risolva il tutto, e di più non possiamo dirvi. Io quello che avrei fatto oggi, sarei salita
al quarto, sarei salito al quarto piano, tutti a 24, come hanno fatto i centri sociali, quando sono venuti hanno buttato le bombette sul balcone, il bombone come istigazione per fargli vedere noi ci siamo, noi esistiamo, noi viviamo, ecco là che dopo è successo quello che è successo. E ci hanno avuto parecchio appoggio alla nostra Presidente, perché hanno ritenuto purtroppo che era un problema sociale il centro sociale, c'è sta pure. E quindi per voi un consiglio sarebbe quello, per me, andare su e dire: Presidente, che stai facendo per noi? Cosa farai per noi? Questo foglio di carta chi lo porterai? Lo porterai a Tronca o lo porterai al governo o lo porterai ai tuoi referenti? Credo soltanto questo può essere una cosa forse che vi può aiutare, perché sinceramente se noi oggi votiamo l'atto e lo voteremo, io non illudo nessuno, non vi illudete che domani risolvete il problema, scusate, però bisogna essere pure sinceri su certe cose. Voi potete andare a casa dicendo che il Consiglio se ne è occupato, per carità, i consiglieri sono stati bravi, il 5 Stelle, il PD sono stati bravi a presentarla, però il problema non si risolve oggi, non si risolverà manco tra qui a qualche mese, a meno che non andate su al quarto piano, pure voi buttate un bombone, come si chiamavano una volta, e bombe, e la Presidente esce fuori, che è successo, dice 24 famiglie stanno andando in mezzo alla strada, forse con questo forse risolveremo qualche cosa. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? No. Allora, un attimo solo. Prima di passare alla dichiarazione di voto, un rappresentante dei lavoratori, credo, il signor Conte, ha chiesto di poter intervenire. Le do 5 minuti per esporre le sue considerazioni. Conte, sì. Sono Conte e buongiorno a tutti. La cosa più preoccupante, l'ha detta l'ultimo consigliere. Parli a tutto il consiglio, eh? No. Senza fare riferimenti. No, la cosa più preoccupante, nel senso che usciamo da qua e non si risolve niente comunque, e l'unica cosa sarebbe la presidentessa. Io ce la do di corsa se lei risolve il problema, perché siamo andati nel corso degli anni. Scusate, no. Nel corso degli anni siamo andati, abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, interrogazioni comunali. Assessorato alle politiche, Ministero delle politiche dello sport agricolo, assessorato, dipartimento, di tutto e di più, regione, stiamo parlando del parco regionale dell'Appia Antica, a regione non c'entra niente, e il comune proprietario del terreno, il comune non c'entra niente, e il municipio un po' fa niente, e il ministero un po' fa niente, il dipartimento non può fare nulla. Signori miei, ma che cazzo c'è stato a fare? Scusate la volgarità. No, scusate. Mi scuso per il termine, scusatemi. Ci mancherebbe uno sfogo, perché sono oltre 4 anni che stiamo denunciando queste cose a tutti i tipi di istituti e non troviamo una risposta. Poi volevo fare una precisazione, perché c'è un po' di confusione per quanto riguarda le giocate, i gratta e vinci, e per quanto riguarda i soldi finanziari del ministero. Scusi un attimo, allora, credo che io l'abbia detto all'inizio della seduta, non è possibile riprendere il consiglio, prego, i vigili di intervenire, non si può. Per chiedere l'autorizzazione. Allora, siccome abbiamo la ripresa televisiva autorizzata, gli altri... riprese non sono consentite, non sono autorizzate. L'ho detto all'inizio, non voglio essere antipatico, però. Prego, signor Conte. Riprendo. Ho sentito, mi sa che c'è un po' di confusione a livello di economia, dei soldi, perché le giocate sono una cosa, quello che eroga il ministero è un'altra. Qui stiamo parlando che questa società dal 2007 al 2011 ha preso quasi 47 milioni di euro dal ministero. Faccio un calcolo veloce: 72 operai al momento del concordato preventivo in sezione fallimentare in continuità aziendale all'incirca costano mediamente 3 milioni di euro l'anno, 72 persone. Faccio un calcolo: se in 4 anni ne hanno presi 46 e in 4 ne pagano 12 di stipendi per mantenere tutto il personale, ma gli altri soldi? Scusate, io ti parlo solo del ministero, non calcolo giocatine, riprese televisive, eventi che fanno, concerti, tra parentesi fanno il concerto Bruce Springsteen, come si chiama,
un milione di euro, al comune risultano 12.000 euro dentro. Ogni evento che viene fatto là dentro, il comune mi sembra che dovrebbe prendere intorno al 20% di ogni manifestazione. Assente. Allora un organo di controllo che dica chi è che deve controllare che questi fondi vengano dentro al comune. Tizio, se Tizio non fa il lavoro fatto bene, Tizio va arrestato, non va allontanato, arrestato, che è diverso, perché se noi quando avevamo la possibilità di lavorare si faceva una tra virgolette cavolata, lettere di richiamo, giorni di sospensione, a noi non ci perdonano e infatti non ci hanno perdonato. Sono 4 anni, e ripeto, 4 anni che denunciamo queste cose, 4 anni. Io ho parlato solo di soldi che dà il ministero, non penso a giocatine, interessi di lì dentro e altre cose a cui non entro in merito perché non mi interessano. Io parlo dei soldi pubblici. Il ministero stanzia questi fondi per la gestione del verde e una SPA quotata in borsa che prende i soldi dal ministero. Così so buono pure io, così so buono pure io e c'ho la terza media. E mi dispiace, ma è uno sfogo questo e non si può fare sta storia. Allora, se il comune non fa niente, la regione non fa niente, il ministero non fa niente, chi per lui non fa niente, assessorato, un picci, imbrogli, e mettetevi tutti insieme, unite le forze, perché non si può fare. Un pubblico, cioè un cittadino, ma dove deve andare? Se deve fare un gesto insano, che cosa deve fare? Cioè, noi siamo qui oggi per... Cioè, dateci una mano voi a dire che cosa... Allora, andiamo tutti quanti insieme, viamo un pulmino, andiamo al comune, famo scene tronca, andiamo alla regione, viamo Zingaretti, viamoli tutti, perché non è possibile che questi sono più di 12 anni che fanno come gli pare, detto proprio tra virgolette. Potrei continuare all'infinito, è meglio che mi fermo qui, è meglio per me che mi fermo qui. Grazie. Perché parlo di cose concrete, matematica. Grazie, signor Conte. La matematica non è un'opinione. Grazie. Buongiorno a tutti. Scusate, non si può. Allora, riprendiamo il consiglio. Allora, metto, come abbiamo detto all'inizio della discussione, la mozione è ritirata e parti della mozione diventano parti integranti della risoluzione. Quindi le parti della mozione che diventano parti integranti della risoluzione vengono, diciamo, sotto l'aspetto regolamentare sono emendamenti, perché l'atto è stato approvato in commissione, quindi metto in votazione l'emendamento che diciamo dal secondo capoverso della mozione nell'estate fino al considerato che ammortizzatori sociali e poi nella parte dell'impegno la parola alla Presidente fino al termine ippodromo di Capannelle. Questa è chiaramente la parte della premessa, va inserita nella parte della premessa, l'impegno va inserito nel deliberato, quindi io metto in votazione se il Consiglio è d'accordo, diciamo, a votare questo emendamento aggiuntivo alla risoluzione. Allora, chi è favorevole? Così, chi è che ha presentato l'emendamento? Durante la sospensione del Consiglio si è raggiunto questo accordo. Allora, siamo d'accordo? Chi è favorevole? Facciamo una controprova veloce, chi è contrario? Lozzi è contrario? Chi si astiene? Allora, è approvato, quindi l'emendamento è approvato con 19 voti a favore. Adesso passiamo alla dichiarazione di voto sulla risoluzione emendata. Allora, ci sono le dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, Fratelli d'Italia è convintamente a favore di questo atto e volevo però sfruttare, nel dire di essere a favore,
che quando ho sentito l'intervento di uno degli sfortunati appunto lavoratori, mi ha fatto riflettere e dire che noi dobbiamo difendere la struttura in quanto tale, quindi l'impianto, perché è un pezzo di Roma, perché ha una storia e perché comunque ha all'interno dal lavoro, ma un conto è difendere questo e un conto è difendere la società. Quindi Hippo Group va valutata a prescindere, quindi noi non siamo, diciamo, non dobbiamo confondere il fatto che la struttura ha un suo valore, quindi si può, si deve mantenere il suo trend, ma poi chi la gestisce deve essere analizzato se ha fatto fino ad oggi il proprio lavoro o meno. Questo lo dico perché parliamo di concessione comunale e quindi è un impianto sportivo comunale. Quando dice di chi è la competenza, è il comune, non ci sono altre situazioni, perché come è stato fatto un concordato preventivo e qualcuno ha provato a discapito, poi forse non sarà riuscito, come diceva nella scorsa consigliatura, c'era il delegato allo sport Cochi che ha provato con Hippo Group a non far scoppiare tutto il meccanismo per mantenere un certo tipo di occupazione, poi questo non si è verificato e quindi è fallita anche quell'operazione là. Cioè, quindi aver chiesto meno introiti era per facilitare ovviamente e mantenere quello che era la struttura, e questo non si è verificato, quindi qualcuno ci ha anche provato, ma se poi alla fine il, come si dice, il riferimento economico che si è ridotto ai minimi termini non è servito anche a questo, c'è qualcos'altro che va valutato, e va valutato nella struttura, diciamo, di gestione, quindi la società che gestisce questa roba. Dopodiché è normale che la competenza è comunale, noi siamo parte integrante del Comune di Roma. Ovviamente, come ripeto prima e ho detto, e qualcuno forse non era d'accordo, contiamo poco o nulla, ma questo non significa che noi possiamo stare a fianco vostro. Quindi prendiamo un pulmino, andiamo al comune, andiamo da Tronca, andiamo dove pare, noi ci siamo, perlomeno io ci sono, Fratelli d'Italia c'è, ok? Se dobbiamo darvi una mano, non possiamo risolverlo perché non abbiamo competenze, perché se deve intervenire il comune deve intervenire Tronca o chi sarà poi la consigliatura successiva, e quindi affrontare questo problema. Il voto, il voto è favorevole. A livello parlamentare, perché c'è un parlamentare, grazie. Bisogna fare degli atti che poi vanno a finire da parte dei ministeri e quindi di competenza, e lì non è che possiamo dare un contributo noi. Noi possiamo stare insieme a voi se questo vi fa piacere, più di questo non possiamo fare. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Coglia, Gruppo 5 Stelle, prego. Allora, purtroppo questa situazione lavorativa in Italia, che sarebbe in un altro paese al limite della follia, è quasi argomento di tutti i giorni, ma questo non significa che è una giustificazione, questo significa che se per l'Italia, componente della Comunità Europea, è veramente una nazione che vorrebbe in qualche modo distinguersi, dovrebbe rispettare, non dico la Costituzione italiana che è il nostro DNA, però i minimi requisiti per rispetto dell'individuo, e questo non viene fatto. Io personalmente sono sopravvissuto nel lavoro che svolgo al di fuori per una società privata a depurazioni di questo tipo, per mia fortuna, perché conosco tantissima brava gente, i miei colleghi che invece hanno perso il posto di lavoro a causa di, non so come chiamarli, rischiando di non essere incriminato, insomma, per le mie cose, per le mie dichiarazioni, le chiamo le furberie in Italia, in qualsiasi altro paese le chiamano furti, crimini contro l'umanità. E allora umanamente do il mio supporto alle persone che ci fanno poco, me ne rendo conto, però chiedo al Consiglio, e penso che tutti sono vicini a questa risoluzione integrata con la mozione, che società come queste, Hippo Group, che è partecipata al 27% da SNAI SPA, e viceversa SNAI SPA ha partecipazioni di Hippo Group, e ci sono altre società satelliti in mezzo, e sono chiari, prese in giro, lo vogliamo dire, furti,
per la nostra intelligenza, con la connivenza delle istituzioni. Questo municipio ha il dovere di non essere connivente, di dire no, di dire fate schifo votando quest'atto, fate schifo, io non ci sto. E poi è il primo atto, poi il supporto, come diceva il consigliere Giuliano, io ce lo metto insomma in tutte le sedi che vorranno i lavoratori, sostenerli come singoli cittadini o come consiglieri nelle manifestazioni o nelle presenze che saranno necessarie. Io ringrazio Daniele Frongia al Comune e il nostro portavoce. Chiede Coglia, stiamo in dichiarazione di voto. Sì, siamo favorevoli. Evitiamo queste cose. Siamo in dichiarazione di voto. Va bene, noi votiamo favorevole a questa risoluzione. Volevo chiedere se poi magari a consiglio chiuso può intervenire l'abate su questa cosa solamente. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano per gruppo Sella. Vabbè, uguale. Grazie Presidente. No, ovviamente il gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà voterà convintamente e favorevole a quest'atto, e lo facciamo proprio perché per dare il nostro totale appoggio ai lavoratori, perché i lavoratori in situazione critica, in situazione emergenziale vanno garantiti e tutelati prima che sia troppo tardi. Probabilmente per molti aspetti è già troppo tardi, ma probabilmente quando un lavoratore perde il proprio lavoro e quindi non è in grado di dare lo stipendio alla propria famiglia, è spesso proprio quella persona che si trova il giorno successivo ad occupare una casa perché non può più permettersi il mutuo e l'affitto. Per cui in realtà noi non dobbiamo contestare o criticare chi occupa illegalmente le case, ma chi occupa legalmente le case non avendone titolo, per cui il tema è più controverso. Per quello ribadisco che SEL voterà favorevole a quest'atto. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Poli, gruppo PD, prego. Grazie Presidente, ritengo che sia importante ciò che si sta celebrando nel Consiglio con la probabile approvazione di questo documento, che ha dimostrato ancora una volta che i consiglieri fanno il loro lavoro a pieno. Io a questo proposito voglio ringraziare tutti, al di là dei proponenti che ci hanno consentito di avviare la discussione, ma tutti i consiglieri delle forze politiche che nella Commissione hanno contribuito a elaborare il testo, e il Consiglio tutto oggi per aver integrato con la mozione di cui ero firmatario, resasi necessaria, perché mentre la risoluzione prevedeva insomma che ci fossero i licenziamenti, poi purtroppo si sono concretizzati nel frattempo, per cui è opportuno che il testo del risolutivo contenga anche questo passaggio. E l'auspicio ovviamente è che la presidenza del municipio si faccia parte attiva insieme alle organizzazioni sindacali, insieme ai lavoratori, per attivare questo tavolo tecnico che dal punto di vista istituzionale è lo strumento che può venire incontro in questa fase alle esigenze primarie delle famiglie per la perdita del lavoro. Quindi il voto ovviamente sarà favorevole dato l'esito del dibattito che c'è stato finora. Grazie. Altra dichiarazione di voto? Consigliere Matondo, gruppo Forza Italia, prego. Allora, intanto rispondo al consigliere che mi ha preceduto, Cofano, che l'intervento mio non era contro le occupazioni, è contro il comportamento della nostra Presidente, che per le occupazioni ha fatto il comizio qua davanti. Per le disoccupazioni o per i licenziamenti la Presidente è latitante. Quindi mi sarei aspettato dalla Presidente qui una parola di conforto, magari oltre al pezzo di carta gli operai sarebbero usciti qui tranquilli con una parola di conforto, la stessa cosa che hanno avuto quei signori che hanno manifestato al quarto piano e qui de fuori, sono andati via tutti tranquilli e contenti perché la nostra Presidente ha manifestato la volontà, o meglio gli ha detto ok, sono con voi, la stessa cosa avrei preferito qui. Ma anche se lei non poteva venire perché avete gli impegni istituzionali, ma non credo che ci siano impegni istituzionali. C'è la giunta in corso. Ecco, c'è la giunta in corso, vedete? Il giovedì c'è sempre la giunta in corso, c'è il consiglio e c'è la giunta in corso. Però la colpa è dei capigruppo, però. La colpa è dei capigruppo, per cortesia. Bravo, bravo. Per cortesia. Bravissimo.
Allora, il problema è che purtroppo c'è anche capigruppo, però c'è anche aggiunta, ma non è che la giunta gli chiude dentro a tutti e sei gli assessori se non uscire qua fino a mezzogiorno all'una. La giunta si può sospendere, scendono giù i sei assessori col vicepresidente, con il presidente, vengono qui e si vengono a confrontare con gli operai. Ecco quello che fa la giunta, a me che sta la giunta chiusa là sopra, che sta decidendo. Quindi la dichiarazione di voto? No, e allora torniamo coi piedi. Torniamo alla dichiarazione di voto. Non voglio attaccare la tua presidente, che non è mia. Consigliere Padrone, lasci perdere. Anche se la rispetto istituzionalmente. Lasci perdere Cofano. Francamente la rispetto. Lasci in pace Cofano e faccia la dichiarazione di voto. Lascio perdere Cofano, Porello. Perché è a per cortesia, per cortesia, dichiarazione di voto. E ha detto agli così schiatti, ma non per è cortesia. Mia, se io do i schiaffi e tu ti prendi, non è per cortesia. Mia. Però tu mi ci porti. Per favore. Ecco, allora, presidente, mi sta disturbando. Un attimo. Allora, com'è la dichiarazione di voto? Allora, non si possono fare fotografie, non si può parlare, non si può dire niente. È vero che questa si chiama la sala Allende perché con l'articolo 58 avete votato la sala Allende. Non si chiama ancora così. 58 non si poteva votare, però avete votato. Quindi, la sala Allende. Consigliere Matrona, si vota a giugno, Dichiarazione di voto? Si vota a giugno? Per ma cortesia. Qual è il problema? Mica ho fatto io la risoluzione. Scusa, ma io voglio la parola. Ecco. Dichiarazione di voto, per cortesia. Allora, ritornando a noi, la cosa molto sensata sarebbe stata questa, e mi ripeto, la presenza di un membro della giunta. Però giustamente non possono uscire dal quarto piano, pertanto Forza Italia è favorevole a questa risoluzione, l'ho detto all'inizio, lo confermo adesso, vogliamo fare la manifestazione senza bandiere, Fratelli d'Italia. Andiamo col pullman tutti quanti, i consiglieri, tutto quanto, tutti in anonimato, prendiamo Zingaretti, prendiamo Tronca, prendiamo il ministro, vogliamo prendere anche Renzi che scenderà su Roma. Grazie della dichiarazione di voto, a favore, grazie. Consigliere Matrona. Non si spengeva il microfono. No, è registrato ugualmente. Ognuno si assume, ognuno prende, vabbè. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Scusate, questa manifestazione, io capisco tutto, però evitiamo. Dai, presidente, insieme per cortesia, Ricci, su. Allora, facciamo chi è contrario? Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. Allora, 19 voti a favore, nessun contrario, nessuno astenuto, quindi l'atto è approvato.